Ciao a tutti ragazzi, qui Alec e oggi siamo qui per l'episodio del martedì di Minecraft e allora, oggi andremo a chiarire la questione del usare o meno la creativa. Sono stato accusato più volte di aver usato la creativa, quando in realtà se l'ho usata molto raramente per giusto qualche blocco, quando proprio me ne mancavano alcuni per finire la struttura e non potevo ritornare in miniera. E quando invece non l'avevo usata sono stato accusato ingiustamente. Quindi, per chiarire la storia, dato che questa è una survival, però costruiremo edifici enormi, perché l'obiettivo è anche quello, creare un mondo gigante, non posso ovviamente scavare sempre, perché non è che se mi servono 2000 blocchi di pietra, io registro che faccio 2000 blocchi di pietra, taglio il pezzo. Quindi, se a voi quei 2000 blocchi li prendo dalla Creative o sto 3 ore in miniera a scavare, non cambia niente. Io con quelle 3 ore le guadagno di tempo, edito. E siamo tutti contenti. Per raccontare però a quelli che non vogliono la creativa, prima che questi mettano dislike, ascoltino bene quello che ho da dire. Metteremo delle regole. Tutti i materiali da costruzione, legno, pietra, redstone e macchinari vari per la redstone, li posso prendere dalla Creative. Tutti i minerali preziosi, quali oro, diamanti, smeraldi, ferro no ragazzi, perché il ferro bene o male è ferraccio. Si trova, però oro, smeraldo e diamanti li devo per forza prendere durante un game, cioè in live. Non posso comparire qualche oggetto che non abbia fatto in live, che sia fatto a base di diamante, oro o smeraldi, perché non, quei tre materiali sono proibiti. Anche il cibo dovrò procacciarmelo, non potrò prenderlo dalla Creative. Quindi è una survival per quanto riguarda minerali preziosi e sostentamento di cibo, ma per quanto riguarda i materiali da costruzione no. Mi sembra un buon compromesso in maniera tale che posso portare avanti la serie senza che si creano quei battibecchi inutili sotto i video. Siamo nella baracca provvisoria, andiamo a vedere i progressi che ho fatto con il castello. Non ho cibo, qui dietro. Così non rompete il cazzo, ho fatto un accampamento di grano e direi di andare a prendere qualcosa perché sinceramente. E vabbè. Faccio così, prendo almeno. Allora, questo è buono. Quindi andiamo a vedere adesso i progressi che ho fatto al castello, ragazzi. Sta andando veramente bene, l'ho concluso, adesso lo andremo a vedere. E voglio anche dei consigli perché ancora non l'ho terminato assolutamente. Ho solo chiuso le pareti, ho fatto il tetto. Però c'è ancora molto da lavorarci sopra, qui intanto ripiantiamo perché se no non mangerò mai. Anche perché ci vogliono, ricordo, 3 di grano per fare un panino, ma tutti quelli che mi seguono sono dei pro player perché ogni volta si accorgono di cose straordinarie, quindi sicuramente lo sapranno, no? Brutti gay, criticoni. Allora. Ovviamente questo kit di ferro me lo sono preso, ragazzi, dalla Creative, non mi rompete i coglioni, abbiamo detto che il ferro posso. Come cazzo si faceva il pane? Non così, vero ragazzi? Se ci voleva il cazzo di crafting table, merda. Ovviamente io non ho legno perché ho buttato tutti i materiali, tutto quello che avete visto nelle casse, non ho più un cazzo. Tutto quello che è lo devo andare a procacciarmelo. Quindi adesso vi subirete me che vado a fare il fottuto legno. Anche se lo posso vendere a Creative, perché non voglio mettere a Creative per prendere del legno. Mi serve un cazzo di crafting table che ho in casa. Cioè bisogna farci il legno. LOL. Allora, quindi, crafting table, andiamo a fare questo cazzo di pane, era così? No, era così? No. Eccolo, il pane, ragazzi, Alec non si ricorda nemmeno come si fa il pane, perfetto, ragazzi. D'altronde è una fonte di cibo che non uso mai, praticamente, però è la prima cosa che potevo fare qui vicino, che è un pane almeno recupera abbastanza. Oh. Perfetto, abbiamo recuperato la vita. Chiudiamo qua. Ecco il nostro castello, ragazzi. Metteremo stavolta l'ultimo episodio non l'ho fatto, ma alla fine metteremo in creative per vederlo meglio. Porca puttana. Ovviamente c'è il fossato che è fatto bene, difatti non ci si può saltare. Questa è la porta automatica dello scorso episodio. La apriamo e poi entrati dentro la possiamo tranquillamente richiudere. Ecco l'interno del castello, ragazzi. È venuto un piano solo, piuttosto vasto. Ho messo per il momento fiacco il provvisorio per non far spawnare mob. Ah, quello là lo toglierò, ragazzi, perché. Anzi, lo lascio per il momento, ma al prossimo episodio non lo vedrete più perché anche qui mi avete accusato di averlo fatto in Creative e quindi lo andremo a rifare davanti a voi. Qualsiasi quello è fatto di diamanti e quindi non può essere fatto. Se non davanti a voi. Poi qui abbiamo le due torri in cui non ho ancora fatto l'accesso perché l'interno ancora non è pronto. Mentre su queste torri principali ho già fatto l'accesso alla scala da dentro. Si accederà così, andiamo sul tetto. Anche all'altra torre invece ho fatto l'accesso, ma devo ancora aggiustare la scala. È
è ancora da ridoccare, ragazzi, però il collegamento tra le torri è stato già fatto per bene. Come vedete, le torri sono... Ci ho dovuto perdere un sacco di tempo, ragazzi, perché le torri, mi sono accorto, non erano della stessa altezza. Però i collegamenti li ho ultimati. Come vedete, si può andare da una torre all'altra. E ho fatto degli ingressi. Vedete, ai quattro accessi ho fatto l'ingresso alla parte centrale. E non so cosa fare qui al centro del castello. Vorrei fare magari un mega torrione più alto degli altri. Non so però se verrebbe male, ragazzi. Ditemi voi nei commenti che ne pensate di fare un torrione qui centrale o comunque una struttura. Una struttura magari quadrata che esce fuori e farci un secondo piano, una sorta di mansarda, soffitta dove farci qualcosa, non lo so, un laboratorio fatto in vetro, magari, in una torre d'avvistamento, qualcosa del genere figo al centro, perché altrimenti resta questo spazio vuoto inutile. E quindi ditemi voi, consigliatemi voi, qui intanto andiamo sopra perché l'unico posto da dove si può scendere sono le prime... What the fuck? Mancano le scale lì. Ma porca merda. Mi devo ricordare di fare le ultime due scale lì, altrimenti non si sale manco per il cazzo. Non so come ho fatto a scordarmene. Allora, è questo. Dove cacchio è la torre? Mannaggia, mi sono perso. Mi sono perso le torri principali. Porca puttana, sto tipo devastandomi. Dove cazzo è le torri principali? Le torri principali. Oh, allora, qua siamo dietro, no? Sì. Quindi lì siamo davanti. Giusto? Mamma mia, mi ci perdo su sto castello gigantesco. No. Quindi davanti è qui. Oh. No. Quindi è lì per forza. Ho visti tutti i lati. Porca miseria, oh. Ma possibile? What the fuck? Oh, sì. Infatti qui, ragazzi, sono le due torri principali. Cioè il doppio. La doppia scala. E qui mi sono scordato di farla. Perfetto. Magagne che si scoprono solo in live, ragazzi. Devo un attimo aggiustarla, ragazzi, sta cosa. Qui è la scala da dove ero salita, è l'unica fattibile perché le altre le devo ancora tutte fare. Devo aggiustarla, la struttura è tutta fatta, ma vanno aggiustati gli interni, le torri, vanno ritoccati un po' gli accessi, vanno fatti quelli alle due torri lì, una e due. Questo è stato fatto. Anche questo è stato fatto, ma non, ancora non c'è la scala dentro che porta sopra. Pure buio qui, pure pericoloso. Chiudiamo e in questo episodio andremo in miniera, dato che i materiali mi servono. Andiamo a fare un po' di diamante anche perché non ho un cazzo addosso, ragazzi. Ho buttato tutto così almeno non mi accusate di un cazzo. E vai, ci si riesce allora. Abbiamo solo due pani, molto bene. Andiamo a cercare una miniera. Dovremo allontanarci parecchio e dovrò sicuramente farmi uccidere qualche animale per farmi un po' di carne perché altrimenti qui la vedo maluccio. Ho solo il mio kit di ferro e il secchio d'acqua, perché quando andate in miniera, ragazzi, fondamentale è il secchio d'acqua, perché serve per levare la lava, serve per scendere da posti molto alti. Innanzitutto ci servirà del legno e ovviamente in tutto questo set non ho l'accetta di legno. Molto bravo Ale, che mi ritrovo a scavare col cazzo che ti si frega. No, questo mi servirà. Facciamo con la zappa, tanto è uguale. Ok, quanto legno abbiamo? Questo qui. Andiamo a fare un crafting table. Ok. Addirittura achievement sbloccato. Buggato, dato che li ho già fatti e non l'ho fatto in creative. Purtroppo c'è questo bug del Minecraft non originale che ogni volta che fai un achievement praticamente te lo ridà. Non ho capito perché. Quasi tu basta che esci una volta, quando rientri in pratica ti azzera tutti gli achievement. Sarà perché è la versione piratata, non lo so. Comunque, andiamoci a fare un'accetta, se no sclero. Eccola qua. E ci andiamo a prendere anche il crafting table perché ci tornerà utile in miniera. In miniera la legna è fondamentale, ragazzi, portarsela per quale motivo? Per semplice motivo che in miniera trovate tutto tranne la legna. Quindi a un certo punto finite la legna, non potete più craftare picconi, non potete più scavare e vi attaccate al cazzo. Quindi se volete rimanere un lungo periodo in miniera per accumulare più risorse possibili, portatevi un buon quantitativo di legno per fare delle ceste, anche per accumulare magari risorse man mano che vi spostate da un posto all'altro. Per fare crafting table nel caso lo lasciate da qualche parte, ne volete fare un altro da un'altra parte. E per fare, per craftare ovviamente sia pale che picconi. Io sinceramente la pala non la uso quasi mai in miniera, però penso di avere abbastanza legno anche perché non sarà una gita troppo lunga. Oh, pollo, vieni qua, fatti uccidere, figlio di puttana di un pollo. Guarda, guarda, oh, tu cazzo corre, oh. Ma vaffanculo, oh, e vabbè non lo pio, mamma mia che mira al culo. Ciao pollo, questo l'ho one shottato, what the fuck. Certi li one shot, certi sono immortali. Porco pollo di morto. Mamma mia che mira il culo, ragazzi. Ho veramente
pessimo a giocare a Minecraft. Non gioco da parecchio a livello così proprio da andare in giro. Praticamente ho solo costruito sta serie. Però ci serve un po' di carne, ragazzi, perché col pane non andiamo da nessuna parte. Ok, questo va shottato. E adesso bisogna andare a cercare una fottutissima miniera. E non so assolutamente dove andare. E andavo dall'altra parte quando andavo in miniera. Quindi sto andando in una parte inesplorata. Apposta per avere appunto non trovare posti dove ho già scavato, perché per chi non lo pensasse, io ho scavato, ragazzi, la maggior parte di tutte quelle risorse che ho usato le ho fatte. Mannaggia a voi di chi mi accusa di usare la creativa. Ecco, una cosa che non abbiamo portato è un letto. Adesso lì ci sono delle pecore e sono proprio tre. Stanno lì dicendo: Alec, vieni a ucciderci, ci serve un letto, eccoci qua, un bel letto. E di questo un potenziale letto, tutte e tre insieme. Oh, quanto cazzo sei forte. Mi dà anche carne poi per giunta, perfetto. Ecco, l'ho bloccata, non può fare più nulla, deve solo crepare e darmi la sua sporca lana. Ricordo che con un tosa lana, lì come cazzo si chiama, potete prendere lana senza uccidere la mucca, ma non c'è più divertimento, quindi non vedo quale sia il motivo di farlo. Mangiamo l'ultimo pane, andiamo a craftarci il fottuto letto, 1, 2, 3, fante cavallo e re, oh, tre pezzi di legno preciso, perfetto, sesto grano. Un grano non ci faccio niente, questi buttali, ci faccio come un cazzo. Tanto mo riprendo perché so gay. No, ok. Crafting table e andiamo. Continuiamo la nostra ricerca. Non voglio tagliare il pezzo perché mi va di parlare un po' con voi e di farvi vedere dove vado. Vedete quella montagna? Io dico. Che era un bug? Cos'è qua? Ok, era solo una buca, non era un bug. Quella è una montagna. Potenzialmente sotto quel bastione. What? Un bug? No, una cascata. Figo, cazzo. Ovviamente io non mi sono segnato le coordinate di casa e non lo ritroverò mai il castello. Questa è una cosa molto grave. Non ci dobbiamo allontanare troppo proprio perché non avendo le coordinate sono cazzi amari tornare indietro. Qui è una cascata gigante. Vediamo se porta in un anfratto sotterraneo. Molto probabilmente no, invece. Figlio di puttana di una cascata. Oh, dai un po'. No, non porta proprio da nessuna parte. Però a me piace applicare i vecchi metodi. Allora, non ho. Oh, una pala, voglia. Oh, finalmente con la pala vado proprio una spada qua. Pam, 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 pam. One shot tutto. No, what the fuck, cosa ho fatto? Allora, vorrei entrare dentro questa miniera nella maniera più stupida possibile. Cioè, scavandoci all'interno e andando verso il basso. Se c'è una miniera. Oh, questo intanto è carbone. Che il carbone anche non lo prenderò in creative. Perché no, ma non vedo a cosa possa servire il carbone se non a fare fiaccole, dato che comunque la pietra non la devo cuocere, perché non esiste che faccio una struttura, che continuo a fare una struttura come quella del castello, non in creative, perché oltre che ci ho perso una svaria di tempo, vengo anche accusato di usare la creative, quindi figuriamoci se continuo non in creative. Ormai abbiamo fatto questo patto, spero che non ve la prendiate e che mi capiate. Voglio andare in una cazzo di miniera a fare bordello. Questo pezzo, ragazzi, lo taglio perché voglio trovare la miniera e appena la trovo vi contatto dall'aldilà. Bella. Ok, eccoci qui, ragazzi. Ho preso un altro piccone dalla Creative perché avevo finito il primo. Ho scavato come un cazzo di minatore, era in sotterranea, ma a quanto pare qualcosa c'è. Qualcosa c'è, è un sistema di grotte e scenderò. Perdendo però l'acqua, ma non me ne frega perché tanto la ritroverò sicuramente. Un buon metodo per scendere senza farsi troppo male. Qui intanto le fiaccole, bene o male, le ho risparmiate parecchio. Scendendo. Eccola, quello subito uno scheletro cecchino, ragazzi. Eccolo là. Figlio di puttana. Cos'è quello? Pipistrelli. Oh, figlio di troia. P as fuck. No, da qua non si può. What? No, vabbè, pure i zombie comincio a sentire. Che palle, oh. Calcola, non avendo niente di ferro, in pratica sono debolissimo. Oh merda! E questo che fa? Che fa? Mi guarda sto coglione! Coglione, 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 coglione! Oh! Oh! Di cazzo siete? Oh! Ma vaffanculo e mori? Mori, 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 mori. Oh! Che puttana! C'ho una spada di ferro, mica de fango! Mannaggia, c'ho. Porca puttana! Tocca mangiare questo. Guarda quanta carne sprecata. A parte so un coglione perché mi devo fare per forza una fornace. Veloce pure. Veloce pure.
Ecco, sono un coglione, il peggio giocatore di Minecraft è qui con noi, ragazzi, che fa la fornace e poi... Ah no, mi sto riprendendo vita, ok. Facciamone due, ragazzi, se no ci mettiamo 30 anni. Ok, mettiamole qua. Mamma mia, come le sto a mette male. Carbone ce ne abbiamo a sazietà. Andiamo a cuocere un po' di carne qui. Ovviamente, certo, poi non c'è il carbone. Mamma, quanto so furbo sto gioco. Cosa sto facendo? Vai, cuoce anche questa. Serve carne cotta, ragazzi, se no la finiamo tutta. Allora, andiamo qui. Fiaccoletta. Qua è chiuso? No. Fiaccoletta, si gira intorno? Sì, perfetto. Lì l'altra fiaccola. Qua c'era lo scheletro cecchino. Eppur non c'è più. Eppur non c'è più. Che cazzo vuoi, pipistrello di merda? Lì si prosegue. Qua si... Oh, porco... No, c'è lo scheletro. Via da qua, 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 via da qua. Porca puttana, porca. Non c'ho cibo. Te ne sbrighi a cuocere sta roba? Oh, vaffanculo. Vaffanculo. Qui c'è ferro. Guarda come devo andare in miniera con niente praticamente. Dai, fa sto ferro. Guarda quanto, meno male, va. E ora che mi faccio qualcosa in ferro, ragazzi, se no qua mi arano male. Mi arano malissimo. Allora. Andiamo a cuocere questo. Ecco il pollo cotto. Allora, innanzitutto dobbiamo andare a uccidere quel figlio di puttana. Allora, non so quanto verrà lungo questo episodio, ragazzi. Probabilmente è una svaria. E probabilmente faremo due episodi in miniera perché non lo finirò. Voglio farne due episodi maxi in miniera, dato che fino a ora non ci siamo mai stati. E penso che vi piaccia. Vediamo se vi piaccia. Rispondete con i like, ragazzi. Lo capirò da quello. Allora, eccolo là, lo scheletro figlio di puttana. Oh, porco due, ma tanto spara, oh. No scoop ha fatto. Porco due. Oh, c'ho una spada di ferro e lui non crepa, manco col cazzo. Guarda, ma ti rendi conto quanto, dopo quanto è morto? Ma perché? Ma che cazzo di livello sto, oh? Ma what the fuck, option? Difficoltà normale, what? È diventato impossibile Minecraft, ma da quando cazzo? Con una spada di ferro ci metto così tanto a uccidere un mob? Oh. Porca troia, fosse di legno. Con quella di legno che faccio? Faccio prima a mano. Ok, il ferro qua l'abbiamo fatto, vediamo un po' che ci possiamo fare. Cotto di ferro ce la famo a facce. Col cazzo. Però ce la famo a facce. Oh, messo a stupido. No, manchi i pantaloni, oh, ma porco due, oh. Vabbè, se fammi il caschetto, dai, almeno il caschetto. Se prendiamo questo, se riprendiamo questo. Ok, poi mettiamoci il caschetto in testa. Meglio di un cazzo. Meglio di un cazzo un culo. Allora, questo qui e questo qui pure. E dai, Ok, andiamo avanti, ragazzi, muoviamoci da qui. Da là veniamo, là c'è sta qua un po' di ferro, ma non ci interessa. Dobbiamo scendere perché dobbiamo. Cazzo, maledetto figlio di puttana di un pipistrello. Ok, dobbiamo trovare il diamante, quindi dobbiamo ancora scendere. Non so a che profondità sto in realtà. Ma qua. Oh merda. Smeraldo! Smeraldo, quello pure è smeraldo. What the fuck? Ho trovato un cazzo di canyon. La prima esplorazione ho trovato un canyon. Sì, io sono Alec, io posso. Prendo un punto a cazzo, scavo sotto e lo trovo. Quegli smeraldi sono imprendibili. Imprendibili. Non ho il mio cazzo di secchio d'acqua. Come faccio? Però c'è acqua sotto. Mi potrei buttare. Il problema è che se non prendo l'acqua crepo come un cane. Geronimo! Wow, mamma mia, Alec in diretta. Numeri. Numeri su numeri. Allora. Quest'acqua ci serve, eh. Quest'acqua ci serve una cifra. Ma proprio una cifra. Guarda col caschetto quanto sono ignorante. Ho proprio un cazzuto. Oh, Alec, che cazzo fai, Alec? Che cazzo fai? Leva sta lava de merda da qua. Ma qua c'ho finita la pietra. Mannaggia a me, devo andare, la butto tutta quanta, oh. L'ho buttata tutta quanta quell'altra, oh. Allora, che cazzo è là sopra?
Ok, quella è la... È l'acqua che ci serve, perfetto. Mia. La leviamo pure dal cazzo, sta acqua da qua. Poi mangiamoci un pollo. Teniamoci alta la vita, quella è l'ossidiana, ma non la possiamo fare. Per il momento, per il momento. Ferro Gatorade. Pim. Pietra rossa non ci faccio un cazzo, può pure morire, giusto per l'esperienza. Carbone posso tornare utile, molto... No, porco due, porco! Ma guarda te, oh, ci stavo a morire. Ma vaffanculo. No, ho sprecato l'acqua come un coglione, ma porco... Madonna, raga, quanto so frocio. Quante cazzate ho fatto in una volta sola? Troppe. Ma che cazzo è sta lava, oh? Ma stai a scherzare? Vabbè. E vabbè. Porco due, oh. Dove cazzo sta a nefiacco? Ah. Niente, no, a vedere se sta qua si può prendere. Guardate, oh. Che cazzo è qua? Sì, capirà, ma da dove viene sta acqua, oh? Dal vaffanculo viene. Porco demonio, ma muovete! Guarda il ferro. Qui c'è pure oro, eh? Tana per l'oro. Madonna che ho trovato, raga. Me ne sono pure dalla cascata. Fammi mettere fiacco, sennò qua spawna. Pure mio nonno spawna. Allora, questo è mio, questo è mio. Porca, mi sono preso un colpo. E vaje con l'oro, daje con l'oro, daje col ferro. Senti, famo pure che il ferro non lo posso prendere da creative, se no è una cazzata, raga. È un minerale, i minerali non si possono prendere, a parte la pietra rossa che non è un minerale, il lapislazzulo che... Anzi, pure il lapislazzulo, ragazzi, perché ci si fanno incantamenti. Solo la pietra rossa posso prendere minerale. Tutti i restanti minerali devo per forza prenderli davanti a voi, altrimenti non posso usare niente che non sia qualcosa che ho preso davanti a voi. Quindi pure a fine puntata poi faremo il conto dei minerali che ho preso, così mega cade il cazzo. Devo fare così con voi, perché se no yo-yo, eh. Se no yo-yo. Allora, io direi che tra un po' però chiudo l'episodio, ragazzi, perché mi sa che stiamo a sforare una cifra e non posso postare episodi di una cifra, raga, perché, cioè, boh, non so manco se va a noio. Scrivetelo nei commenti se va a noio non tagliare nessun pezzo in miniera. Però secondo me no, scusa, se vado in miniera tocca vedere tutta l'esplorazione. Che cazzo faccio i tagli? Ok, qua, pietra rossa, sti cazzi, tanto mi serve. E tu chi sei? Figlio di puttana, cosa vuoi da me? Vai lontano da me. Mi ero allontanato, esplodi comunque? What the fuck? Stai lontano, stai lontano, hai rotto il cazzo. Ma che è? Uno mob spawner? Porco due, dai, e mori, e mori. Voglio trovare diamanti, faccio aspetta diamante. Sì, mob spawner, cazzo. Mob spawner, c'è sta la pietra questa così. Merda. Eccolo lì. Veloce, veloce, mette fiaccole. Non dovrebbero spawnare così. Ok. Mob spawner in diretta, ragazzi, mamma mia. Ma che io ando vado via, pum, trovo subito roba bomba, canyon, smeraldi, roba, boom boom. Andiamo a vedere le casse, oh, subito dischi, buoni questi. I beetroot seeds, che cazzo so i beetroot? What the fuck? I semi di cocomero, questi sono rarissimi, ragazzi. Pure il cibo non lo posso prendere, quindi pure i cocomeri non l'avrei potuto prendere dalla creative, quindi buonissimi, polvere a sparo pure, non posso prendere niente dalla creative, se non materiale da costruzione. Una bella etichetta, qua. Oh, due selle, madonna, overpower. Posso fare pure qualche pane con questo grano. Questa è la cosa per i cavalli, buonissima. Questo è il carbone. Non ci faccio granché, ma lo metto insieme a quello che già c'ho. Anche la polvere da sparo è buona, la prendiamo. E la corda, sti cazzi. Della corda, sti cazzi. Il mob spawner qua non c'è bisogno che lo distruggiamo. Lo lasciamo così, tanto non dovrebbero spawnare. E direi di chiudere l'episodio qui, ragazzi. Ditemi nei episodi, nei commenti se nell'episodio. Se la serie così vi piace, se ogni tanto vi piacciono queste esplorazioni in miniera, non posso prendere il lapislazzulo perché sono frocio. Via le piume. Ok, oh, ma che è qua, oh? Ma che è qua, oh? Mamma mia, sta cosa è infinita, ragazzi. Indietro c'è pure la cosa. Allora, quindi mettete un like, un commento, ditemi che ne pensate, se vi piace il compromesso della creative. Il prossimo episodio lo faremo in miniera, non so se addirittura il prossimo ancora, ne faremo due, altri due, non lo so, dipende da voi, dipende dai like. Ci fermiamo qui, Dalek è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Bella!